Uno studente di sinistra che ha partecipato al Non Meloni Day, alla grande protesta in cui sono stati bruciati i fantocci dei nostri ministri, si è espresso da Del Debbio contro Cruciani e altri ospiti riguardo alla gestione del nostro governo e oltre a questo anche sull'alternanza scuola-lavoro. Però quello che è successo è che questo studente è stato pubblicamente deriso in televisione, in quanto i suoi argomenti non hanno retto il confronto con gli altri. Prima di iniziare con il video, io mi presento, sono Massimo Salvati, vi do il benvenuto su Speedy News. Quest'oggi, quindi, andremo ad analizzare questo video, che è molto molto interessante e offre molti spunti di riflessione. Però, prima di tutto, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Lasciare un bel mi piace e un commentino per farmi sapere cosa ne pensate del video che andremo a vedere a breve di tutto quanto alla faccenda. Non perdiamo altro tempo, prendiamo le cuffie e iniziamo con la visione. Eccoci qui e iniziamo. Che continua a dire: viva l'alternanza scuola-lavoro, bisogna continuare con l'alternanza Allora, qual è il scuola-lavoro. problema? Signori, sono morti tre ragazzi di cui due minorenni, e ricordiamoli i nomi, sono Lorenzo Parelli, Viva Giuseppe l'alternanza Lenoce e Giuliano Di scuola-lavoro. Seta. E Vabbè, quindi te lo posso andiamo più a dire io. lavorare. Viva l'alternanza scuola-lavoro, Sì, alla viva grande. l'alternanza Ma scuola-lavoro. alla Ragazzi, grandissima. sono morti Sono tre i ragazzi, nostri lei sta ragazzi, dicendo, cioè Cruciani, bisogna viva la parlare morte con di tre questi ragazzi. ragazzi. Ma lei No, si rende questo lo conto che sta sta dicendo. dicendo? Lei attribuendomi parole che non ho mai detto, non ho detto viva la morte di quei tre ragazzi e ti proibisco di dire queste stupidaggini. Ho detto viva l'alternanza Come me lo scuola. proibisce? Sta No, non ho dicendo viva detto viva la l'alternanza morte. scuola-lavoro. Sono morti durante E cosa l'alternanza c'entra? scuola-lavoro. Va bene, allora Cosa togliamo c'entra? Allora è come l'alternanza. dire che durante gli incidenti stradali muoiono delle persone e eliminiamo le macchine? Che cosa vuol dire? Ma che stupidaggine dici? Prego. Che quale stupidaggine dici? Va bene, poi sentiamo. Poi c'è anche Elena che vuole però rispondere. Sì. Sì, esatto. Buonasera a tutti. Allora, Sì. innanzitutto sono pienamente d'accordo con Giuseppe Cruciani. Ora, è bello vedere questi ragazzi che sono così appassionati, che scendono in piazza, che portano la loro voce su determinate posizioni. Però, ecco, questo è molto interessante. Ma non è questo il metodo. Ragazzi, voi chiedete la pace e fate violenza. Chiedete il rispetto e non rispettate gli altri, soprattutto chi non la pensa come voi. Quindi innanzitutto non siete credibili. Innanzitutto non siete credibili. Altra cosa, il ragazzo diceva poco fa, fa la polizia, parliamo della polizia. Ma lo sapete quanto guadagna la polizia per fare il servizio lì, per tutelare noi e voi? 13 euro lorde sulla busta paga, rischiando la vita, e vanno a finire in pronto soccorso. Ma vi sembra normale? Una volta che loro fanno questa violenza. Sono pienamente d'accordo con colei che è appena intervenuta, in quanto non si può chiedere la pace se poi appendi il manichino della Meloni con la foto della Meloni e gli dai fuoco a testa in giù. C'è chiaro riferimento ovviamente alla morte del Duce, quindi alla morte di Benito Mussolini. Non lo puoi fare perché uno, la Meloni non è fascista. Seconda cosa, non si può fare un'immagine del genere, cioè tu non puoi chiedere un cambiamento mettendo le persone sulla difensiva, ma in modo così estremo. Se tu vuoi chiedere qualcosa a un'altra persona, il modo più efficace per farlo è farlo con calma, con rispetto e attraverso le riforme. La rivoluzione è passata di moda, andava un secolo fa, anche di più, 2 secoli fa. Attualmente è finito, non si può più fare una cosa del genere, non ha senso, metti soltanto le persone che interagiscono con te sulla difensiva e le fai innervosire, che non stabilisce nessuna linea comunicativa. Quindi pienamente d'accordo con la signora che è appena intervenuta. Tutto quello che loro vogliono Sì, no, mi dimostrare, tutto quello interessa. che loro vogliono Fermi, fermi, chiedere, fermi, fermi. viene proprio. Ok. Voglio tornare dal ragazzo per chiedergli se lui condivide quel manifesto con cui è stata indetta la manifestazione. Quello che c'era la mano di sangue sui vari ministri. Ecco, allora, anche qui molta dietrologia, ha un significato ben preciso e ritorno sul tema, sul terzo Cioè, lei lo punto, cioè difende. l'Italia, il governo Meloni, sta inviando Mani sporche di soldi, sangue. sta inviando Quindi armi lei a difende quelle Israele. mani E questo è il insanguinate motivo. sopra i Sono degli volti. assassini, c'è una corresponsabilità del Ok, governo va Meloni bene, mi con un basta così. genocidio. Allora prendiamo atto Sì, di sono questo. dei. Perché
Per quanto io sia contrario all'invio delle armi, io penso anche che non è che la Meloni lo fa di sua spontanea volontà. Cioè, sicuramente c'è una direttiva superiore che noi non conosciamo, che in qualche modo obbliga l'allineamento NATO-Israele, e che non possiamo tralasciare. Cioè, ovviamente io non credo che la Meloni condivida appieno tutto quello che fa Israele, perché non è così. Io penso che ci siano delle ragioni precise per il quale a livello europeo poi succedono queste cose, e a livello della NATO, perché noi non ci scordiamo che Israele nasce grazie poi alle Nazioni Unite e all'intervento soprattutto americano. Prendiamo atto che gli studenti erano in piazza. Scusi, per questo però, minuto io parlo con i giovani ragionevoli, però. Professore, scusi un attimo, ma Paolo, scusami. Sì. Quando uno dice, tu roba capisci, siccome tu sono capisci il significato, allora come si chiama mano. Questo ragazzo? Come si chiama questo Non ragazzo? Lo so, non mi interessa. No, di nome, nome di battesimo. Non lo so. Gianluca, scusami, non lo so. Io penso che... Ne so. Adesso non so se sei intelligente, non lo so, però comunque, insomma, da quello che hai detto non mi sembra. Comunque, mettiamo che tu ti reputi una persona intelligente. Mettiamo che io ti reputi una persona intelligente. Se tu dai dell'assassino a qualcuno... Grazie. Autorizzi automaticamente, se tu dai dell'assassino a qualcuno, che sono in questo caso il primo ministro, il ministro dell'istruzione, eccetera eccetera, evidentemente tu autorizzi qualche pazzo a dire: cavolo, l'assassino, il genocida va eliminato. Lo capisci o non lo capisci? Antonio, e questo è verissimo. Io condivido con Cruciani il pensiero, cioè condivido il pensiero di Cruciani, ma non tanto perché effettivamente le mani insanguinate poi incitano, diciamo, all'assassinio del primo ministro, eccetera eccetera, però quello che tu fai creando un manifesto del genere è incitare all'odio verso una persona, e dato che le masse sono folli e non possono essere governate, dal momento in cui tu crei un sentire così comune con un'immagine talmente forte da creare questo tipo di messaggi, poi effettivamente anche la persona più probabile del mondo potrebbe poi compiere un atto del genere. Quindi non è tanto il singolo che si sente autorizzato a fare una cosa del genere, ma è il singolo guidato dal gruppo a fare una cosa del genere. Cioè è proprio un fenomeno sociale, secondo me. Il problema del no Meloni Day è che è tutto tranne che democratico, è quasi anarchico insurrezionalista, cioè una cosa del genere, un movimento assurdo, cioè che non ha minimamente senso. Non ha proprio senso, cioè è atroce quello che è successo. Cruciani, Cruciani, è precisamente questo che io Cruciani, è precisamente però, questo atteggiamento la mia che parola, io, contesto, che io non condivido non vale una sola parola la... di quello che ha detto quel ragazzo, ma è un ragazzo che sta usando la sua testa per giudicare i fatti del mondo. Sì. Allora se la risposta è quella di Cruciani, che mettere le mani macchiate significa incitare qualcuno ad ammazzare, non è la verità. Ha detto lui, e come non è la verità, ragazzi, perché quello che sta cercando di dire, sta cercando di porci di fronte a un'esigenza morale. Ma un maestro dobbiamo della cercare tolleranza... di spiegargli perché è sbagliato. Ma scusa, ma un e maestro non criminalizzarlo della tolleranza... dicendogli che ma stai Antonio... incitando all'assassinio. Abbiate pazienza. Se una persona ha più di 20 anni e va a fare questo tipo di manifestazioni, non è facilmente indottrinabile. Cioè non lo si può più indottrinare verso un pensiero comune, se così possiamo dire, perché ormai condivide un'idea che è difficilmente cambiabile. Non si può cambiare, lui è profondamente convinto di questo che dice, tant'è che è venuto anche qua in televisione per affermare il suo punto di vista, altrimenti non l'avrebbe mai fatto se fosse stato indeciso, no? Quindi se lui è venuto qua è perché è profondamente convinto di quello che fa e quello che dice. Di conseguenza non ha alcun senso dire che bisogna spiegargli le cose, non è un bambino, non c'ha 10 anni, ce n'ha più di 20, è una persona matura, cioè probabilmente lavora anche, una cosa del... lavora, magari va all'università, cioè ha una macchina, potrebbe essere un padre di famiglia tra 3-4 anni, cioè ci rendiamo conto che ovviamente cose del genere non, ormai non si parla più di spiegazione, qua si parla proprio di avere una testa malata se qualcuno pensa così, sinceramente. Che sì, sono degli assassini. Ma no, lui ha detto che allora bisogna spiegargli, magari con pazienza, che non sono non degli assassini. Quello che gli sto dicendo. Così come lo. No,
tu gli hai detto che dire... tu gli hai detto che lo sta, che sta spingendo, vabbè, con quel manifesto, no, sta spingendo qualcuno, vabbè, ma a devo fare Mediaset Educational, allora non è così, allora. Non è così. Questo era il video in questione. Cosa ne pensate del no Meloni Day? Cosa pensate della posizione di questo ragazzo? Io trovo sinceramente che non ha senso, cioè non ha senso ancora con la stessa retorica del governo fascista, del governo che compie danni, addirittura adesso finanzia genocidi. Dai, smettiamola, sinceramente smettiamola, non se ne può più. Cioè, per quanto io effettivamente possa condividere o meno le idee della Meloni, cioè vi assicuro che non ha senso. Cioè, per prima della Meloni ci sono stati per 30 anni, anche di più, c'è stata la sinistra, comunque abbiamo avuto cose disastrose a livello di politica e nessuno si è mai lamentato, queste cose non abbiamo mai viste. Cioè, noi non abbiamo mai visto di recente che qualcuno appende addirittura i busti con appiccicata la foto del ministro e gli danno fuoco. Cioè, queste cose obiettivamente sono molto scenari di rivoluzione, cioè pare di essere tornati al 1800, ai modi del 48 pare essere tornato, cioè non ha senso una cosa del genere, è veramente assurdo. Quindi quello che penso è che nonostante tutti quelli di sinistra, almeno la maggior parte, perché non voglio generalizzare, siano convinti, loro sono profondamente convinti che siamo circondati da un governo di fascisti, a me l'unica attività che mi ricorda il fascismo presente in questi giorni è questi atti insurrezionalistici e questi atti antidemocratici compiuti proprio da questi delinquenti dei centri sociali, questi delinquenti insurrezionalisti anarchici anche, perché ritornando sempre al discorso dei fatti di Bologna, ritornando anche adesso al no Meloni Day, che tu vai ad aggredire la polizia, tu vai a fare tutte queste cose, dai, è assurdo. Tu che addirittura ti metti a bruciare i manichini, è quasi assurdo, è surreale pensare a una cosa del genere. Quindi io condanno profondamente le azioni di questi ragazzi e inviterei, se c'è qualcuno aperto al dialogo, a pensare un po' di più a un modo efficace per comunicare le proprie necessità e quindi smettere una volta per tutte di fare queste pagliacciate, questi messaggi che mettono soltanto, che trasmettono soltanto odio, trasmettono soltanto indecenza, quasi ribrezzo. Smettere di fare questo e essere aperti al dialogo, però un dialogo costruttivo, non a un dialogo assolutista dove la destra non dovrebbe esistere, perché non ha senso, dai, obiettivamente. Detto ciò, Massimo Salvati, Speedy News, vi saluta. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e un bel commentino, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e se volete sostenere questo canale perché vi piacciono i miei contenuti, abbonatevi al canale. Detto ciò, noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima.